aumentiamo e sicuramente riusciremo a vederlo meglio. Allarghiamo ancora di una corsia, partiamo da qui. Adesso la parte rettilinea diventa molto più ampia, molto più lunga. Giro, cambio, ancora cambio di direzione. Andiamo. Sempre col busto inclinato. Sì. Andiamo. Bene i piedi, bene i piedi. Dai. Bene i piedi. Troppo buttato avanti con il busto più dritto. Troppo dietro i piedi. Vedete che nessuno sta facendo, si sta inclinando. Ecco lei, sì. Lui taglia. Lui lo fa. Lui lo fa, lui ci riesce. Non vado a guardare, correggete voi però. Se qualcuno. Via. Fatto tutti? Aggiungiamo un pezzetto. Allora, adesso parte rettilinea, proviamo ad enfatizzare un attimino, vediamo cosa succede. Parte rettilinea più lenta e parte della curva acceleriamo. Viene fuori così, più o meno. Allora io corro lento, 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 arrivo qui, e accetto, lento, arrivo qui, e accetto, lento, e accetto. Accetto. Aumento anche la frequenza. Ci proviamo? Andiamo. Come si fa? Secondo voi, che cosa deve succedere affinché avvenga quel discorso che i piedi camminano, il busto sta inclinato verso l'interno? Cosa deve succedere? Deve aumentare la velocità per saltare. Deve aumentare la velocità. Deve aumentare la velocità. È giusto dire che deve aumentare la velocità? Aumentare la velocità, ma di cosa?
ad un certo punto, quando l'atleta comincia a correre in curva e si avvicina allo stanco, aumenta il passo, aumenta la velocità dei piedi. A un certo punto, busto e gambe camminano quasi a due velocità diverse. Il busto, le gambe camminano a una velocità maggiore. E' questo che ci porta a stare in questa posizione. Capito? Il movimento di piegarsi verso l'interno, di flettersi verso l'interno, è dettato non da una volontà, ma è dettato dal fatto che i piedi stanno camminando velocemente a terra, camminano più veloci. Io provo a farvelo vedere. Guardate. Io non facevo salti in alto, assolutamente. Infatti mi fanno male i piedi. D'accordo cosa deve succedere? I piedi devono camminare più veloci. Ed è quello che ci porta a stare in questa posizione. Senza pensarci. Senza pensarci. Voi normalmente, ed è quello che poi ci permette di stare inclinati, e al momento dello stacco io sto correndo, sto in questa posizione, sono allo stacco, nel momento in cui sto lì con lo stacco e vado verso l'alto, questa forza sviluppata centripeta si trasforma in forza centrifuga e mi manda dalla parte della sinistra e comunque mi manda sul materasso. Ci proviamo a farlo? Vediamo quello che c'è.